Se pensiamo che il mercatino è iniziato con i bambini, diciamo che questa può essere l'evoluzione nel senso di dare un obiettivo per quello che riguarda la prevenzione in particolare, perché oggi appunto vediamo che ci sono adolescenti che fumano, adolescenti che bevono e non dovrebbero bere, adolescenti già obesi, perciò mi sembra anche logico che il CACIT faccia da stimolo alle istituzioni ovviamente, ma poi un po' a tutti, in modo che si prenda in modo serio questo argomento che, diciamo, nel tempo può diventare veramente una piaga per la nostra comunità. Oggi è una giornata che si dedica ai più piccoli, insomma si inizia da loro per insegnare i corretti stili di vita, ma poi anche tante informazioni che invece sono dedicate ai più grandi proprio per la cura dei bambini. Sì, le parole chiave sono sport, divertimento e soprattutto prevenzione. Infatti noi abbiamo unito queste tre macro aree per cercare di fare dei laboratori didattici in modo tale da poter istruire quello che sarà il futuro di questa comunità retina, che sono i bambini per l'appunto, attraverso il sorriso, attraverso dei giochi, insegnargli sicuramente delle attività che possono servire anche per la lotta contro il bullismo, per i diritti del minore, per la disostruzione delle vie aeree, proprio per l'appunto questo che è un ambito sanitario che è di mio interesse. Andremo proprio ad insegnare ai genitori delle tecniche per aiutarli nel momento più difficile. Finché il bambino tossisce, quindi è reattivo, non fate nessuna manovra, è importantissimo. Quando il bambino istintivamente si mette le mani a gola, interveniamo. Prima cosa, 5 colpe interscapolari, ok? Non abbiate paura, devono essere abbastanza decise, non sono efficaci. Mano a pugno chiusa sotto, diciamo, la bocca dello stomaco, l'altra qua, manovra di Heimlich, 1, 2, 3, 4, 5. Il corpo viene fuori, abbiamo salvato la vita al nostro figlio. Secondo voi quante persone sono ancora da informare su queste manovre base che magari in altri paesi, non l'Italia, sono alla portata di tutti, forse da noi un po' meno? Sì, io mi sono fatto un po' promotore di questa iniziativa che è stata tra l'altro accolta dal Comune di Arezzo, dal Comune di Castiglione Fiorentino, dove abbiamo insegnato proprio all'interno di tutti gli asili comunali le tecniche di disostruzione alle maestre, perché sicuramente nel periodo di svezzamento dai 0 a 6 anni per l'appunto è maggior rischio di ostruzione di vie aeree, e questo è sicuramente un motivo in più per andare sempre di più a creare informazione e formazione. Abbiamo fatto un progetto anche con gli chef, con i sommelier, quindi abbiamo creato dei format che possono essere utili nel momento in cui c'è bisogno di divertirsi, di stare in famiglia, di stare in un momento anche educativo come quello della scuola, ma in un luogo sicuro. Quindi noi ci siamo sensibili a questo problema, ma sicuramente sarà tanta formazione da fare ancora.